Buonasera a tutti e benvenuti all'Angolo della Poesia, una rubrica che ormai va avanti da tempo e ho deciso di salutarvi anche, insomma, non salutarvi nel senso di andare via, di salutarvi, di parlare una volta tanto con tutti coloro che visualizzano le mie poesie oppure mettono mi piace, insomma, mi salutano. Ma siccome alcuni amici, persone che mi conoscono, mi fermano per strada a dirmi appunto come sono le poesie, cosa gli è piaciuto, insomma, è un piacere condividere questa rubrica con voi. Io lo dico a voce con chi incontro, ma ho pensato che è bene proprio questa sera dirlo anche con tutti coloro che ascoltano le mie poesie. Ecco, questo è il mio lavoro in questo momento, da quando c'è stato il lockdown. Quindi ora non so esattamente la data, anzi la data la so, ma io ho iniziato un pochettino dopo. E quindi dalla fine di febbraio, primi di marzo, io un pochettino dopo ho cominciato con le poesie, perché ho letto una poesia che mi ha ispirato. Dicevo, da quel tempo io sono come tutti gli attori che fanno questo mestiere, tutte le persone che fanno questo mestiere. Sono senza lavoro e non sappiamo ancora per quanto tempo durerà questo problema. Ma torniamo a noi con le poesie, che è interessante. Per me è un lavoro interessante, la ricerca, lo studio, a volte lo studio memoria, a volte lo studio della situazione scenografica, a volte la lettura, perché anche la lettura interpretata è molto importante. E questa sera è particolare perché vi voglio proporre la poesia che mi ha ispirato a fare questa rubrica, perché questa sera con voi voglio festeggiare 100 serate di poesia, senza mai averne persa una. E questo è un bel traguardo. Vi ringrazio molto per avermi ascoltato, condiviso e visualizzato. Continuate a farlo perché io continuerò a lavorare e a fare le poesie, a mandare le poesie su YouTube e su Facebook. Adesso vi leggo la poesia che mi ha ispirato, già fatta nel tempo, forse una delle prime, però è giusto leggervela e inviarvela con tanto affetto e tanta gratitudine. Grazie, buona serata a tutti. Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello, non te l'ho ancora detto.